L'avventura di Pepe in Grani è iniziata. Una notte di festa, tanti sorrisi, brindisi, innumerevoli amici e persone da ogni dove, pizze sfornate per una grande serata di inaugurazione. Una straordinaria partecipazione, un record di presenze che è stata la dimostrazione del calore e dell'affetto che tantissimi nutrono nei confronti di Franco Pepe, pizzaiolo pluripremiato di Caiazzo che ha cominciato un percorso da solista. Franco Pepe ci racconta la sua storia e cosa c'è dietro il brand Pepe in Grani. Perché questo nome? Il nome ci abbiamo messo un po' di tempo per capire come si potesse chiamare questa struttura. Io sinceramente ci abbiamo lavorato, io Francesco e Valentino Santanassasa, che sono dei ragazzi stupendi che mi seguono, e in un primo momento io avevo l'idea del laboratorio, perché per me ho cercato questa strada soprattutto per trovare uno spazio dove potessi osservare le mie lievitazioni, sperimentare delle farine, quindi diciamo che la mia indicazione era per un laboratorio, però Valentina e Francesco mi hanno convinto che io offrivo di più di un laboratorio. Quindi c'era un'offerta tripla, cioè oltre la pizza, il laboratorio e l'ospitalità con le camere sopra. Quindi diciamo, cioè, avendo la possibilità di offrire qualcosa di più, loro hanno giocato un po' col nome Pepe e con Grani, che per le mie sperimentazioni. Giustamente non potevo chiamarmi Franco Pepe, visto che c'è la pizzeria di mio padre e lì rimane la sede storica dove ho lavorato tantissimo e dove mi sono formato sia con mio padre sia con il lavoro svolto con i fratelli. Quindi a me dava un po' fastidio fare Stefano Pepe, Franco Pepe. Ho voluto giocare su un nome che richiamasse un po' il mio cognome, però dando pure un'indicazione diversa. E allora abbiamo pensato al pepe, che ci sono tre tipi di pepe come spezia, e quindi le tre offerte. E poi con Grani per quanto riguarda le mie sperimentazioni sugli impasti, quindi Pepe in Grani. Ma prima di arrivare ad oggi facciamo un passo indietro. La passione che è divenuta un vero e proprio lavoro ti è stata tramandata. Sì. La pizza Pepe ha caratterizzato tre generazioni. Che ricordi hai di tuo nonno? Beh, io ricordo mio nonno soprattutto gli ultimi anni, perché poi lui era anziano e quindi si vedevano già i segni di questa vita sofferta, fatta di lavoro. Tra le cose che ricordo, dai ricordi proprio che vissuti con mio nonno e quelli che mi hanno raccontato gli zii oppure chi l'ha conosciuto mio nonno, dico che è stata una grande persona, perché tu pensa che mio nonno era panificatore, quindi già nel periodo della guerra dava il pane con la famosa tessera, e qualcuno mi ricordava questa aneddoto, cioè il fatto che loro facevano, poiché veniva la farina controllata e la quantità di farina per dare il pane con la tessera, allora facevano queste pagnotte da mezzo chilo e la tessera, con la tessera potevi percepire soltanto 150 grammi e rimanevano i famosi 50 grammi dalla pagnotta. Allora li conservavano per le persone che avevano bisogno oppure che non avevano la tessera per potersi sfamare, insomma. E quindi per me è una persona che poi mette a rischio pure la propria pelle per un 50 grammi di pane, è una grande persona, insomma. Un bel insegnamento. Invece di tuo padre, che ricordo hai? E papà ci ha trasmesso, senza imporci a me e ai miei fratelli, questo tipo di attività. Noi abbiamo vissuto in pizzeria, soprattutto io e Nino, che perché Massiano ha 9 anni di differenza con noi, quindi voglio dire, io e Nino con un anno di differenza ci sono stati degli anni, sai, ci alternavamo pure a pranzo con papà, perché lui era aperto pure a mezzogiorno, faceva tipo una trattoria dove rifocillava un po' tutti gli impiegati che c'erano degli uffici di Caiazzo e dintorni. Il ricordo di papà e poi la valutazione di chi è stato mio padre, l'ho avuto quando non c'era più, soprattutto perché ho visto la stima di tantissime persone che l'hanno voluto bene e che continuano ancora a parlare di mio padre, perché se ne parla ancora di papà, perché papà ha fatto del bene come mio nonno a tutti, ha interpretato il suo lavoro, la sua passione per questo tipo di attività, mettendo a disposizione del popolo caretino e di tutti i suoi clienti. Cioè non c'è stata un'interpretazione solo di guadagno, solo economica.
infatti a me fa piacere quando vengono ancora persone: ah, papà che brava persona che era, tua nonna che brava persona che era. Quando hai cominciato a impastare e a darti da fare i fornelli, la tua prima pizza? Guarda, non lo ricordo sinceramente, però... Eri piccolino. Sì. Ho detto una cosa l'altro giorno, cioè noi le cose si migliorano e si forma, e uno si forma soprattutto sulle difficoltà. Sicuramente avrò impastato quando papà al limite non l'ha potuto fare, sicuramente ho migliorato la pizza quando le pizze non, gli impasti erano difficili e quando le lievitazioni ci creavano dei problemi. Voglio dire, il fatto del non c'è nessun segreto, è solo la pratica e la passione per un tipo di lavoro che ti porta a superare delle difficoltà e migliorarti. Quindi non c'è una formula magica per la pizza, ma solo il saper fare e saperlo fare con continuità, insomma. Quale pizza ritieni la più riuscita tra quelle che proponi? Allora, la pizza che interpreta non me, ma Stefano Pepe, mio padre, la pizzeria Pepe, il calzone con la scarola. Cioè, io la faccio perché è una pizza di papà e che papà non teneva nemmeno. È una pizza che è ripieno con la scarola riccia, con acciuga di cetare, capperi di pantelleria e olive cagliazzane, è una grande signora pizza. Poi, diciamo, come pizza, per esempio, ho rivisitato questa schiacciata del 500, del 600, che veniva chiamata Mastro Nicola, perché quella è stata una delle prime pizze, non è stata la pizza margherita una delle prime pizze, ma la Mastro Nicola, che nel 500 si faceva, era una schiacciata che con strutto, basilico nero, basilico e il pecorino. Io l'ho rivisitato con il conciato di queste zone, dell'Alto Casertano, con l'origano del Matese. Gli ho dato a volte a richiesta, gli metto un tocchettino di fichi del Cilento, che diventa una pizza eccezionale. Pensa che questa è una pizza senza pomodoro e senza mozzarella, perché nel 500 ancora non era arrivato il pomodoro dal Perù e non c'era la mozzarella di bufala. È una pizza profumatissima e di un grande sapore. Quella del pizzaiolo è una vera e propria arte, un'attività proprio creativa. Quali sono secondo te i requisiti di un perfetto pizzaiolo? La continuità sul lavoro e poi la passione, cioè crederci. Oggi, allora, diciamo che a volte a me mi differenzia un po' il fatto dell'impasto a mano, il contatto. Io dico sempre che l'approccio di qualsiasi pizzaiolo a questo tipo di attività, io non dico che tutti quanti devono fare l'impasto a mano, però è il primo approccio per questo tipo di attività. C'è un percorso sensoriale, cioè imparare a fare la pizza senza l'utilizzo dell'energia elettrica, cioè col tatto, con la vista, con i profumi, quindi pure con l'udito. Infatti, il coinvolgimento di tutti i sensi, sì, un percorso sensoriale. Nel momento in cui una persona riesce a fare sì che attraverso le sue mani riesce a creare l'impasto, riesce a capire i profumi, i sapori, e riesce pure con l'udito, poi a volte dico pure l'udito, qualcuno dice: ma come con l'udito? Col tintinnio della pala che è nel forno, tu riesci a capire, pure a percepire la temperatura del forno. Allora, se tu hai questi strumenti, dopo ti serve pure la tecnologia per alleviare il lavoro, per organizzarti meglio. Però è importante, come l'ABC, per avvicinarsi a questo tipo di attività, altrimenti un qualsiasi pizzaiolo che gli dia una ricetta che utilizza l'impastatrice elettrica e tutte le apparecchiature tecnologiche, quindi con l'ausilio dell'elettricità, nel momento in cui non c'è questa la possibilità di avere l'energia, cioè il cosiddetto succede che uno ti rimane a piedi, cioè non riesce più a esprimersi. Questa è la cosa secondo me importante, cioè tenere sempre la possibilità di potersi esprimere in questo lavoro. Tu hai fatto un grande investimento e al tempo stesso stai anche rischiando, ma secondo te il settore conosce crisi? Allora, la crisi c'è stata, cioè, però io molti mi hanno considerato un pazzo farlo in questo momento di crisi, però io voglio fare un discorso di qualità. Io penso una cosa, che in questa crisi la cosa proprio che non ne soffre tantissimo rispetto ad altre è chi fa un discorso di qualità. Oggi la gente forse spende di meno, però quando spende vuole un prodotto buono. Non è quindi un mestiere in via di estinzione, ma ti piace mangiare la tua pizza?
Sì, a me piace mangiare la mia pizza, non è messa in via di estinzione. Poi, riallacciandomi al discorso di qualità, faccio una premessa, quella di riportare poi la pizza buona tra la gente. Non significa che io farò un locale gourmet, non esiste per me il termine gourmet per la pizza. Io ho fatto un menù molto differenziato dove uscirà pure la famosa pizza al libretto. Mi sono fatto ricostruire da un artigiano napoletano la cosiddetta stufa che aveva mio padre negli anni 60 e 70. Noi portavamo, io e i miei fratelli, le pizze a casa della gente e lì presenterò la pizza al libretto. Sto presentando la pizza al libretto, una pizza al libretto che esce tra la gente a 1,50 euro. Però con un pomodoro buono, un impasto lievitato fatto con farine buone, e quindi riportare la pizza buona tra la gente. Poi si diversifica il menù con prodotti di eccellenza del nostro territorio, dell'Alto Casertano, dove troviamo formaggi, mozzarelle, birre artigianali, tutto ciò che poi può rendere la pizza diversa da quella la pizza base come la marinara o la margherita. Non un distacco col passato, ma un'evoluzione. Pizza, ricerca e accoglienza, i tre elementi intorno a cui gira il nuovo corso di Franco Pepe. No, non è un distacco col passato, assolutamente. Cioè, era un'esigenza. Mi sentivo dentro che... Io sono stato un ex, precario di docenti di educazione fisica. Però, alla fine... che durante questo percorso, che la mattina cercavo di fare qualche supplenza, qualcosa, e la sera aiutavo papà, oppure sono stato da solo con i miei fratelli a gestire la pizzeria, ho capito che questa era la cosa che mi piaceva fare, insomma, che mi dava più soddisfazione. Quindi ha detto no al mondo della scuola per dedicarsi completamente a questa passione che poi è diventato un lavoro. Sì, adesso ho chiuso proprio, prima c'era questa indecisione, per tanti anni ho cercato la strada dell'insegnamento che non è mai arrivata, quindi però a parte che ho gestito pure società sportive, mi è piaciuto farlo, infatti in questi vicoli la cosa bella che ho fatto girare tante persone in mountain bike, abbiamo fatto degli eventi molto importanti negli anni scorsi, a me è piaciuto ritornare in questi vicoli, a parte che in questi vicoli è nata pure l'attività di mio nonno, qua vicino c'è l'ex forno di mio nonno, quindi ritornare nel centro, ritornare, che è stato pure un progetto pure ambizioso, rischioso ma provocatorio, venitemi a cercare, se vi piace la mia pizza mi venite a cercare nei vicoli di Caiazzo. E nello stesso tempo si scopre anche il centro storico di questo carinissimo paese dell'Alto Casertano. Sì, infatti io l'altro giorno guardavo un post di una grandissima giornalista che è Elisa Menduni, di Roma, che lei ha fotografato questo vicolo e questo posto quando il sito era in costruzione. Io ho rivisto il vicolo, lasciamo stare il posto, il vicolo, che è una cosa che a me non è di mia proprietà, è cambiato totalmente. Nel momento in cui ho ristrutturato, allora ci sono state una grande collaborazione dei vicini, allora chi si è aggiustato un muro, abbiamo pulito le scale del vicolo, il vicolo si presenta diversamente di quello che si presentava un anno fa. Al tuo fianco sempre presente tua moglie Rita e i tuoi figli Stefano e Francesca, è comunque un supporto importante. E il nucleo familiare secondo me è una cosa importante, io spero tanto nei miei figli, soprattutto a Stefano, che non perché lui è maschietto, la pizzaiola, Francesco non credo che, pure come carattere, però Stefano spero in lui nella quarta generazione, l'ho portato con me in America quando ho fatto questo tour in America con tra Chicago e Las Vegas, proprio per fargli capire che con un umile mestiere di un artigiano, da pizzaiolo, si può avere pure delle grosse soddisfazioni, insomma. Vico San Giovanni Battista, numero civico 3. Il locale è situato in un palazzo del Settecento, accuratamente ristrutturato nel centro storico di Caiazzo. Un suggestivo vicoletto del centro storico che accompagna proprio l'ingresso di Pepe in Grani. Come mai, quindi abbiamo già sentito, una scelta non a caso? Sì, io l'ho cercato fortemente un sito all'interno del centro storico, pure se molti mi sconsigliavano. Ho rinunciato a posti molto commerciali dove si poteva facilmente parcheggiare, però io quando ho visto questo posto ho detto questo è il mio posto, questo è un posto dove posso esprimermi,
dove non posso fare, non riesco, sicuramente non farò solo la pizza, ma potrò offrire qualcosa di più. Abbiamo parlato del progetto, di come tu volevi che diventasse questo ambiente e di come l'architetto ti ha fatto cambiare idea, sì, proprio con lui. Sentiamo l'intervista raccolta nel giorno dell'inaugurazione. Franco è un pizzaiolo atipico, è un personaggio prima di essere un pizzaiolo. E mi ha affascinato e entusiasmato la sua enorme energia, incredibile energia che mette nel suo lavoro, nella sua attività, questa sua voglia incredibile di cercare di portare la pizza a essere un prodotto che va sempre più avanti, però mantenendosi, diciamo, nella tradizione, come lo ama dire. Mi sono incontrato per caso con Franco, la prima volta che ho visto questo edificio me ne sono innamorato, perché in effetti ha tutte le caratteristiche dell'architettura tipica, diciamo, di Caiazzo, del centro storico di Caiazzo. Franco aveva un'idea completamente differente di come trasformare questo spazio. Diciamo che sono stato un po' furbo, cioè gli ho svelato le carte lentamente, proprio temendo che lui potesse non aderire a quello che io avevo in mente di trasformare questo spazio. Ho visto, cercato un po', diciamo, di costruire questo spazio sulla personalità di Franco. L'unica novità, se possiamo dire, è la scelta di materiali un po' innovativi per la tradizione, diciamo, di Caiazzo, cioè l'idea di lavorare all'esterno con il legno, con il ferro, con delle pietre un po' più luminoso rispetto, ma scusate, poi per farlo diventare anche un organismo moderno, non necessariamente senza appunto tradire le sue caratteristiche, la sua natura architettonica. Bello, elegante, minimalista e nello stesso tempo moderno e tradizionale. Più piani, un giardino laboratorio, una splendida terrazza panoramica e camere anche per ospiti disponibili tra breve. Quindi sei soddisfatto oggi che è passata la prova dell'inaugurazione? Sei soddisfatto di quello, di questa struttura? È accogliente secondo te? Qual è il punto forte di questa location? E il punto forte, se stiamo in silenzio, si percepisce, cioè c'è si sente il cinguettio degli uccelli, si sta alla sera verso le 7:30 notte ci sono dei tramonti incredibili, cioè voglio dire, ti trasmette un qualcosa in più di quello di stare in una semplice pizzeria, cioè la tranquillità, il fatto di poter stare in una location dove tu, oltre la pizza, puoi guardare il laboratorio, puoi andare in terrazzo, guardare il tramonto, cioè la possibilità di poter soggiornare fra poco, perché le devo ultimare le due camere per poter ospitare 7-8 persone, però è per me è importante. Infatti fra poco arriveranno degli americani per fare degli stage con me, per stare con me, soprattutto ad osservare il mio tipo di lavoro, perché io non voglio fare il docente, non sono un docente, non mi sento un docente, quindi voglio dire, quando però incontro delle persone che amano fare questo lavoro, riesco ad interagire con loro e li ospito pure per poter fare questo percorso con loro, insomma. Non solo pizzeria, all'orizzonte l'organizzazione anche di visite guidate per giornalisti ed esperti specializzati. E sicuramente a breve ci sarà un incontro con dei giornalisti del settore, dove ci sarà un approfondimento sul territorio, perché io il messaggio che ho voluto dare, attraverso pure le stampe che ho messo nella struttura, è quello di identificare, dare un'identità alla mia pizza. Cioè io credo molto nell'arto casertano, io ho raccontato la mia pizza, la pizza di Franco Pepe, anche se qui il giorno dell'inaugurazione c'era il gode della pizza napoletana, e per me è stato un grande onore avere il presidente Pace, tutta l'associazione Verace Pizza Napoletane, i colleghi Gino Sorbillo, Enzo Coccia, Attilio, I Salvo, cioè domenica c'erano qui i più grandi pizzaioli napoletani, forse mi dimenticherò qualcuno e mi scuso, però voglio dire, c'era tantissima gente. Per me è stato importante, però io voglio sempre dare l'identità della mia pizza, la pizza di Franco Pepe, la pizza dell'Alto Casertano, dove io per l'80%, 70%, 80% dei prodotti sono quasi a chilometri zero. L'ho detto prima, tipo mozzarella, oli, vini, birre, formaggi. Questa è una cosa molto importante.
tutti prodotti locali ed eccellenti. Il segreto è anche il rapporto di amicizia che hai proprio con i fornitori. Sì, questo è importantissimo, cioè io lo dico sempre che al di là della bontà dei prodotti che loro riescono a fare, c'è un'interazione tra di loro perché io li conosco, sono amici, cioè quelli che vedi sui Depliant dei miei prodotti sono amici che possiamo raggiungere in 10 minuti, un quarto d'ora. E so il prodotto, conosco bene il prodotto che fanno e conosco pure come vivono, quindi voglio dire è una garanzia per me. Abbiamo parlato del classico calzone, della pizza al libretto, tra le specialità anche i piatti della cucina povera. Voglio fare la pizza, sperimentare gli impasti e fare la pizza, però qualche volta, diciamo, ma non per un aspetto tanto commerciale di guadagno, però riproporre qualche piatto che faceva mio padre o mio nonno, tipo del baccalà, del soffritto, cercherò di organizzarmi, insomma. Hai girato il mondo, l'ultimo tuo viaggio, sempre grazie al prodotto pizza. Sì, c'è stato un percorso negli ultimi 2 anni che mi ha dato grossa soddisfazione perché ho girato, ho fatto dei laboratori a Londra, poi Tarvisio, quindi siamo stati pure in Austria, tra l'altro arriverà uno chef sloveno perché c'è grande interesse da parte di alcuni chef sloveni che verranno da me a gennaio. Poi c'è stata questa trasferta a Las Vegas e Chicago che per me è stato, diciamo, il clou, perché andare a Chicago, lavorare in una pizzeria dove ti fanno uscire su una rivista e tieni tanto i titoli americani e fai le pizze pure per dei personaggi importanti come il manager di Tony Mantuano, che è lo chef di Obama, andare nel locale del Presidente degli Stati Uniti d'America, per me è stata una grande emozione. Poi il fatto che tu vieni chiamato da un'associazione per il più grande expo al mondo sulla pizza, Pizza Today, l'organizzazione, mi ha chiamato per fare un laboratorio a Las Vegas, al più grande expo, per me è stata una gioia immensa. Penso che quando sono arrivato mi ricordo che sono sceso dal taxi, ho visto queste gigantografie dove dicevano Franco Pepe, la mia foto, The Master Touch, cioè voglio dire, io... Una bella emozione. Molto, molto, molto. Recensioni su stampa specializzata internazionale e anche nel libro di Gabriele Bonci sulla pizza, anche questa è un'altra bella soddisfazione. E Gabriele è un grande amico, cioè 15 giorni fa abbiamo fatto una serata a Roma con 2 chef stellati, abbiamo interagito tra di noi, abbiamo fatto pizza insieme. E ci siamo divertiti. Gabriele è come si vede in televisione da Antonella Crescia, cioè, lui è così, io lo considero prima di un grande pizzaiolo, prima di un professionista, un grandissimo amico, e adesso sta in Australia a ricevere un premio con Massimo Bottura, però ha detto che al ritorno sarà qui con me perché ci dobbiamo divertire ad impastare tra di noi, insomma. A proposito di cosa dicono gli altri di te, vogliamo farti ascoltare cosa pensa di Franco Pepe il primo cittadino di Caiazzo, Stefano Giaquinto. Sentiamo l'intervista. Un ulteriore fiore all'occhiello di questa meravigliosa città di Caiazzo. Credo che questo progetto significhi molto per noi, soprattutto per un centro storico che naturalmente ha bisogno di questo tipo di attività, che può consentire a tantissimi di conoscere i nostri vicoli, ma soprattutto di giungere finalmente in un centro storico a cui noi sicuramente dobbiamo e possiamo ancora dare tanto. Credo che Franco è stato sicuramente ha avuto molto molto coraggio. Soddisfazione e stima dalle parole del sindaco, il primo cittadino ti ha considerato un esempio da seguire, un coraggioso esperimento che dovrebbero seguire i giovani che spesso per paura tengono chiusi in un cassetto i loro sogni. Bisogna aprire i cassetti, che ne pensi? È giusto, pure che parte che il primo cittadino è un grandissimo amico, quindi voglio dire, per me le parole del sindaco, io lo chiamo, mi viene la voglia di chiamarlo Stefano perché è Stefano, però mi ha dato pure una grande spinta, soprattutto amichevole, mi ha incoraggiato in questo progetto. Io ho avuto delle persone importanti vicine che mi hanno incoraggiato, perché a volte ho avuto paura, cioè di notte non si è dormito, perché quando molti... è un progetto abbastanza rischioso, perché pochi l'avrebbero fatto in un centro storico, in questo momento, in un vicolo, mettersi in discussione. Tra l'altro io ho lasciato
il sicuro per l'insicuro, cioè perché lì la pizzeria con i miei fratelli è molto avviata, io inizio da solo, sono Franco Pepe oggi, non sono Franco Pepe degli Spicchi, del Gambero, perché sono rimasti là, perché è giusto che sia così, perché appartengono alla pizzeria di mio padre, per tutto quello che ho fatto rimane lì. E io oggi sono Franco Pepe e inizio un percorso da solo, oggi mi metto in discussione, insomma. E quindi grazie pure a Stefano che mi ha dato questo entusiasmo a intraprendere questo percorso, insomma. Impasto, abbiamo già detto, un impasto lavorato rigorosamente a mano. Ricordo sempre a mano, sì, a mano e non altro. Io ho portato la maglia in America. Cioè, tra l'altro voglio salutare e ringrazio il mio piccolo Mastro Geppetto, zio Salvatore lo chiamo, che ha 87 anni mi sembra, che mi fa queste maglie piccole e io le ho portate in valigia pure in America, perché lì ho impastato e impasterò sempre nella maglia in legno. Cioè, molti dicono ma il legno non è legno, io nel mio sistema HCCP ho messo i tamponi, faccio i tamponi, voglio dire, è come tenere la stessa cosa nel politene, voglio dire, però secondo me sono dal mio diciamo, lavoro che ho sviluppato negli anni come percorso, ho notato che ci siano delle grosse differenze per quanto riguarda soprattutto la lievitazione dell'impasto. Quando spesso ti muovi in Italia, mi hai confessato, ti sposti in auto, eviti l'aereo proprio per portare con te questo kit. Sì, io il 26 sarò a Torino per il Salone Terra Madre e mi hanno chiamato per un laboratorio. Per me è stata una grande soddisfazione perché, sai, andare da Carlo Petrini a una manifestazione così importante, ci sono stato da spettatore, e essere chiamato per un laboratorio per me è stata una grande soddisfazione. Loro mi avevano invitato ad andare in aereo, però io ho detto no, vengo in macchina, poi ritorno in aereo. Infatti mi faccio riportare la macchina da alcuni amici perché devo ritornare, perché la sera voglio lavorare qui dietro al banco della mia pizzeria. Un impasto lievitato naturalmente a temperatura ambiente per quante ore? Vuoi il segreto? non ci riuscirò. No. E diciamo che bisogna avere la percezione, la consapevolezza di che farina uno utilizza, di capire la giornata com'è, se è fresca, se è umida, se è calda, e poi ti distribuisce le ore di lievitazione. Hai capito? Tante parole per rivelare un segreto che noi invece non riusciremo mai ad estrapolare, a estorcere da Franco Pepe, non riusciremo mai a sapere il segreto, no, ma è anche ovvio. No, non è un segreto, assolutamente non è un segreto, ma è, diciamo, è l'abilità di capire le temperature con le materie prime che tu utilizzi. Quindi diciamo che, allora, il discorso, Federico, è questo, cioè oggi se tu impastassi tutti i giorni allo stesso orario con la stessa farina e cambiano le temperature, cambia l'umidità, cambia tutto, tu daresti alle persone un prodotto diverso. L'abilità di noi panificatori, pizzaioli, sta nel diversificare l'impasto per poter dare la sera sempre lo stesso prodotto. Non regole fisse, quindi libere, sì. Combinazioni di farine, sì. Così viene studiato, insomma, il tuo impasto. Sì, io le miscelo, non prendo farine già miscelate per pizza, quindi io la mattina guardo la giornata com'è e in base alla giornata mi miscelo le farine e gli do le sue ore di lievitazione. E oggi, in base a questa giornata? Se non fai presto, per me sarà per i clienti stasera. No, non credo, diciamo che oggi è una bella giornata, non è umida, è una giornata fresca, quindi diciamo oggi è una di quelle giornate dove gli impasti vengono proprio ad hoc. Siamo quasi in chiusura, quindi non ti rubiamo tantissimo tempo, un suggerimento che potresti dare a chi si avvicina a questa professione? Chi si avvicina per... Un giovane che vuole fare... L'importante è non avvicinarsi solo per una questione economica, ma per diciamo, la voglia di capire come funziona questa attività e metterci tempo per capire. Io ho avuto dei ragazzi vicino a me che volevo insegnare qualcosa, però loro volevano bruciare le tappe e alla fine sono rimasti, cioè, fermi a un punto di partenza,
infatti non è andato oltre. Ci vuole molta pazienza e, come dicevo prima, solo le difficoltà, solo i momenti più bui ti possono insegnare a crescere e ti possono far sì che tu dopo riesci a manipolare l'impasto diversamente, con più facilità e quindi a superare tutte le difficoltà. È importante il dialogo anche con i dipendenti, che poi non sono dipendenti, molto, sono amici, è una squadra. Molto, molto. Io con questa nuova realtà mi sono imposto di ogni sera, prima di iniziare a lavorare, mi siedo con loro e parlo con loro, dialogo con loro. Dialogo non da padrone, da amico. Dopo, quando finiamo di lavorare, a volte si fa tardissimo, sono poche sere che stiamo aperti, io sto quasi un'ora e qualcosa con loro a vedere quali sono state le cose che hanno fatto bene e soprattutto dove dobbiamo migliorare. Hai dichiarato apertamente anche in questa intervista che lascerai tutto nelle mani dei tuoi figli. Speri che Stefano e Francesca seguano il tuo percorso e soprattutto che continuino a fare la storia della famiglia Pepe. Ti facciamo sentire cosa ne pensano loro. Il segreto della pizza Pepe è anche la tradizione, è una tradizione che si tramanda e quindi passa di generazione in generazione. Vostro padre quasi pubblicamente ha detto che fra qualche anno vi passerà il testimone, vi sentite all'altezza di questa responsabilità? Speriamo di essere all'altezza. Intendete continuare questo percorso? Sì, anche ho iniziato già a seguire papà, quindi spero di essere alla sua altezza, poi sta tutto in me. Una grande responsabilità, ha avuto tanto coraggio vostro padre, ha dimostrato insomma di avere un'idea e soprattutto di portarla a termine, di essere concreto nella vita. Che cosa vostro padre vi ha insegnato in questi anni? Questo può essere un buon insegnamento? Certo, comunque ci ha insegnato sempre di seguire i nostri sogni, di fare ciò che si pensa e che si vuole senza dar retta al resto. Sempre i sogni dei genitori corrispondono a quelli dei figli, invece questa è una singolarità, diciamo che forse è un caso raro il vostro, no? Sì, sì, diciamo io prima non mi ero mai avvicinato alla ristorazione, però seguendo papà anche in America è un bel mondo, è tutto... Lo state già aiutando, noi vi abbiamo rubato 5 minuti, domani lo rifarete, cioè sarete tra i tavoli ad aiutare sì, papà? Esattamente. Sì, sì, sì. Sarò in cucina forse. Quindi. Una caratteristica che vi viene in mente di vostro padre, un aspetto del carattere che vi piace? Dice quello che pensa, fa quello che pensa e non ha vergogna di niente. È molto amico di tutti, riesce a essere amico a tutti, quindi è una buona cosa perché avere un locale significa stare a contatto con la gente, quindi è una cosa molto buona. Dice che cos'è una cosa che invece dovrebbe migliorare, che non vi piace? Meglio non dirlo. Esatto. No, niente, a me piace com'è, sì. Un in bocca al lupo da fare a papà. In bocca al lupo, speriamo vada tutto bene. In bocca al lupo, spero di esserti vicino in questo cammino. Ciao papà, in bocca al lupo. Timide dichiarazioni ricche di emozione, l'abbiamo visto negli occhi dei tuoi figli, sconfinato affetto. Franco, che risponde ai tuoi figli? Che cosa ti senti di dire loro? Io non è facile rispondere perché poi io tutto quello che sto facendo lo sto facendo per la mia famiglia, per mia moglie e i miei figli, ma soprattutto per loro che devono avere un futuro. Io mi sono accorto un po' in ritardo che mio padre, da umile artigiano, ha dato la possibilità a 3 fratelli di avere una sicurezza economica, lavorando sì sodo, però di avere una sicurezza. Oggi che c'è crisi, pure se noi abbiamo studiato, i miei fratelli si sono laureati tutti e due, sono 2 professionisti, voglio dire, però papà con un umile mestiere ci ha dato gli strumenti per poterci garantire un futuro. Io a mio figlio dico, come dice pure mia moglie, che giustamente devono studiare, loro sono iscritti al liceo, quindi dovete studiare perché è importantissimo, però guardate pure quello che faccio perché, e mettetelo da parte se vi può servire per il futuro, perché è una cosa importante, perché diciamo la vita va interpretata nel momento in cui si vive, quindi va a finire che da adolescente tu non riesci a percepire qual era la strada giusta,
Io, diciamo, sul tardi ho capito qual era la mia strada. Può darsi che era giusto che maturasse così questo percorso, però può darsi pure che al limite potevo iniziare qualche anno prima. Giorno di chiusura, riferimenti, dove ci troviamo? Invitiamo i telespettatori a venire a trovare Franco Pepe. Allora, il giorno di chiusura è lunedì, è famoso lunedì perché tutti chiudono il lunedì, perché giustamente, molti dicono tutti chiudono il lunedì, ma dopo il lavoro del venerdì, sabato e la domenica ci aspettiamo, il lunedì deve essere un giorno di riposo. L'idea è che dobbiamo svilupparla, vorrei nei mesi invernali soprattutto dare la possibilità la domenica a mezzogiorno di aprire accompagnata con dei piatti tipici, con dei piatti di famiglia, tra virgolette. Proprio l'altra sera è stato qui il proprietario di Pastificio dei Campi di Gragnano, dove mi dava questa idea, dice facciamo, sai, quegli siti alla genovese, quei paccheri che si facevano una volta, e abbinarli alla pizza, perché per me è importante pure interagire con la cucina. Io ho fatto delle serate a Roma all'Open Colonna, dove ho interagito con grandi chef, che per me è stata una grande emozione. Cioè, oggi c'è un'attenzione da parte dell'alta cucina alla pizza. Cioè, io ho avuto contatti attraverso queste manifestazioni con a Roma, ho incontrato Bottura, abbiamo parlato di lievitazione, ho fatto un convegno con Nancy Beck e con Nico Romito. Cioè, oggi l'alta cucina, sono stato ospite del Don Alfonso, ho conosciuto il Gennaro Esposito. L'alta cucina è interessata a questo discorso pizza, ma fatta un discorso pizza di qualità. E uno di quegli obiettivi che mi sono posto è quello che ogni tanto di fare delle serate a tema, dove a volte riesco, cioè con la possibilità di conoscere questi chef, ti vorrei invitare e interagire con loro, dove la sera possiamo esprimerci, dove io posso fare la pizza, loro possono fare la cucina, e dare un prodotto diverso, far capire, sperimentarci tra di noi con due prodotti diversi che riusciamo a fare, insomma. Tra i tanti progetti di Franco Pepe anche la collaborazione con il settore degli agronomi, con la categoria degli agronomi. C'è Vincenzo del posto di Caiazzo che ti sta aiutando e soprattutto ti sta facendo venire qualche idea carina. Questo progetto prevede uno studio sull'impasto di Franco Pepe, uno studio proprio sulla lievitazione e sui microrganismi che si formano all'interno del proprio impasto, perché devi sapere che comunque l'impasto è ogni tipologia di impasto di qualsiasi pizzeria si sviluppano più o meno gli stessi microrganismi, ma in quantitativi diversi. Da che cosa dipende? Dipende innanzitutto dalle materie prime che si utilizzano, la tipologia della farina, molto dall'ambiente, dalla temperatura. E poi c'è quello, oltre alla parte, questa diciamo è la parte climica, la parte che non si vede all'interno della pizza, la parte naturale, chimica naturale. Non... Che poi potrebbe essere anche, se vogliamo, il segreto della pizza. È anche il segreto della pizza. E uno degli ingredienti poi della pizza è il pizzaiolo, che soprattutto Franco Pepe, che ha portato alla ribalta questo impasto a braccio, quindi può avere delle potenzialità da studiare, ecco, e lui si è messo in gioco perché vuole appunto appurare quali sono le caratteristiche che lo differenziano dalle altre pizzerie. Franco quindi dimostra di essere quasi un artista, cioè si è ritrovato a fare un impasto e lo studia dopo però. Esatto, sì, è così, si è ritrovato a fare un impasto tramandato dall'esperienza sicuramente, e poi lo vuole studiare anche per migliorarlo. Con Vincenzo è un grande problema, tra l'altro è stato un incontro bellissimo perché Vincenzo era del posto, non ci conoscevamo, però attraverso il circuito Slow Food avevo sentito parlare di questa persona così competente, ci siamo incontrati e diciamo che è nato subito un feeling tra di noi, pure perché io, Franco Pepe, artigiano, ho ricevuto questi insegnamenti attraverso mio nonno e mio padre, attraverso delle geste, delle cose che si facevano, però non c'erano delle spiegazioni scientifiche. Da solo avevo cercato già tramite internet, leggendo libri, parlando con persone competenti, di dare delle spiegazioni a ciò che ha fatto mio nonno e mio padre. Cioè, io volevo leggere queste cose, queste geste, volevo tradurre i sapori in saperi. Avevo comunque, mi incontravo in delle difficoltà perché tra l'altro
l'altro, voglio dire, non è che avevo una laurea in agronomia, e quindi voglio dire una laurea specializzata proprio per tutto ciò. E quindi cercavo delle persone, ho incontrato Vincenzo, dove da questa amicizia è nato questa idea di fare questo progetto che dobbiamo leggere il mio impasto, cioè attraverso le persone specializzate, attraverso un lungo percorso, io e Vincenzo sperimenteremo tutte le mie lievitazioni e darò delle risposte certe, delle risposte scientifiche a quello che faccio ogni giorno. E poi è nata soprattutto con Vincenzo questa intesa per la collaborazione nel mio laboratorio quando verranno queste persone da fuori a sperimentare i miei impasti, insomma. Vico San Giovanni Battista, numero civico 3, pepe in grani. Per una buona pizza, non la migliore, una buona pizza. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. All the time to hesitate is through. There's no time to wallow in the mire. If I was to say to you that our love becomes a funeral pyre, come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Mm-hmm, yeah. Oh. Light my fire.
people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, but that life's a bore so full of the superficial. Dovete spegni il telefono, chiudi la porta e digli a quella signora, è inutile che sbatte le porte. No, no, non risponde proprio a nulla. Come sta andando? Sta andando benissimo. Chiudi la porta, eh. Attenzione al figlio. Scusa. 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 La pizza più vicina. Ah sì, adesso riprendiamo il discorso. Dai, non è che faccia ci fa... vuoi il segreto? Dobbiamo dire questo. No, lo dico adesso in chiusura. L'intervista la stiamo mandando adesso. Sì. Questo era un segreto. Non lo possiamo dire. No, era. Greta, non devi starnutire fuori. Dico San Giovanni Battista, numero civico 3, Pepe Ingrani, numero di telefono. Non lo ricordo. Possibile. Però era carina la salva. Io sono 4 giorni che sto qua. Quindi sei nel 7-18, non mi sono ricordato. 86? 27-18. Ah, vedi la mano. Attenzione. 7-18, sì. Oh, 7-18, sì. Oh. Sì, sì. Come andate? Come andate?